Il CSI della Bagnaia è un internazionale, è una gara con tantissima storia alle spalle e noi abbiamo voluto fare una rievocazione storica proprio con una delle voci, anzi la voce della Bagnaia, e che sì, un giornalista, ma mi piace ricordarti Umberto Martuscelli come uno scrittore di grande talento. Tu hai scritto un grande libro, ma vorrei con te fare un riassunto delle grandi personalità giunte alla Bagnaia che hanno vinto o che magari non hanno vinto, ma soprattutto, visto che tu racconti delle storie bellissime, rivivere con te e far vivere anche agli amici che ci ascoltano delle emozioni. Beh, grazie Christian, buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, la Bagnaia è un palcoscenico magnifico e per certi versi unico nel panorama agonistico internazionale. Ci sono stati eventi molto particolari che hanno caratterizzato questo concorso, per esempio la vittoria in un campionato italiano, quindi usciamo dall'ambiente internazionale, ma qui a Bagnaia ci sono state diverse edizioni del campionato d'Italia, storici davvero, esattamente, uno dei quali ha segnato un evento veramente storico, cioè la vittoria della prima amazzone di un campionato, in un campionato d'Italia. Nella storia del salto ostacoli italiano, Manuela Bedini con Desiree di San Benedetto è stata la prima amazzone a vincere un campionato d'Italia ed è accaduto qui a Bagnaia, e questo è un primo grande evento. Ci sono stati altri eventi sportivi, non so, penso a una delle ultime, se non addirittura forse l'ultima, adesso bisognerebbe verificare con precisione, ma insomma sicuramente una delle ultime grandi vittorie di Giorgio Nuti in sella ninja, che poi è un cavallo che è stato venduto ed è andato a vincere la medaglia d'argento ai giochi olimpici con Rolf Göran Benson. Oppure penso alle tre vittorie di Katie Monahan Pruden, che è una dei grandi nomi. Che hanno fatto una storia. Sai, Umberto, sì, anche come memoria visiva, molti dei nostri ascoltatori potranno ricordare un'immagine molto bella su Cavallo Magazine di una giovanissima Sara Riefeser che consegna le chiavi dell'autovettura, perché è stato anche questo, sì, una leitmotiv della history di questa manifestazione, di questo concorso, l'autovettura. Io ricordo proprio, ero giovane anch'io, diciamo, proprio su questi servizi di Cavallo Magazine, la foto di una felicissima, giovanissima Sara che consegnava le chiavi a Katie Monahan. Sì, lei è stata una delle grandissime protagoniste di questo concorso. Ma poi i grandi nomi non si contano, penso anche alla vittoria magnifica di Thierry Pommel su Tour de Chêne, che era stato poco prima grande protagonista dei World Equestrian Games organizzati a Roma proprio dal gruppo Monriff in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestrian, anche quella è stata una grandissima vittoria. Emilio Bicocchi, che qui ha vinto un campionato d'Italia, un record, credo, sì, no? ha vinto un anno, ha vinto Gran Premio e Derby in accoppiata, quando si faceva ancora il Derby. Emilio Bicocchi poi un cavaliere toscano, quindi insomma c'è tutto un insieme di eventi che l'hanno reso uno dei grandi protagonisti. Gianni Govoni, vincitore di un Gran Premio, Arnaldo Bologni, vincitore del campionato d'Italia con Mayday. Insomma, ci sono veramente tanti motivi sportivamente e agonisticamente parlando che rendono Bagnaia davvero un evento particolare, insomma. Sì, e diciamo, ricordi con qualche emozione in più le premiazioni e non so, i cosiddetti tra virgolette podi di questi gran premi che vivremo quest'anno, ma che hai vissuto praticamente dall'inizio di questo concorso. C'è qualcuno che ti ha colpito, ti è rimasto particolarmente in testa per l'emozione? Sì, beh, c'è stato un anno in cui il duello finale in Gran Premio si è ristretto a Leslie McNaught in sella di Lano e a Filippo Moyerson in sella all'Europeana Dugano, due grandissimi campioni, due grandissimi cavalli. Ha vinto lei, ha vinto Leslie McNaught, Filippo è rimasto secondo, ma quello è stato un gran premio davvero spettacolare, al di là della risonanza dei nomi dei protagonisti, o meglio, grazie alla bravura dei protagonisti ne è risultata una competizione davvero indimenticabile. Ma anche Jan Frederik Meyer
ha vinto un anno qui con Calisto un gran premio, e poi dopo questa vittoria è diventata una delle stelle della prima squadra tedesca. Anzi, forse anche uno dei pilastri in quel momento. Sì, in quel periodo lì. Anche sì, perché sì, ti ricordi, nella Coppa lei era sempre quella che garantiva lo 0-0, sì, 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 esatto. Federica Maier, è stata una delle stelle che hanno brillato qui a Bagnaia. Sì. Tra l'altro tu ricordavi Filippo Morrison, classe diciamo nel 96, ricordiamo questo bel duello, se non sbaglio, tanto per dare una data. Sì, sì, mi pare fosse il 96, sì. A memoria. E quindi questo è forse l'elemento, diciamo, di cuore che ricordi di più. E invece tecnicamente che cosa puoi dirci? Anche se ci hai già anticipato molto, molti dei cavalieri e dei cavalli, soprattutto questi qua, hanno avuto dopo una grande, un grande risalto, certo, ma molti vengono da una grande risonanza precedente. Tecnicamente hai ancora qualche suggerimento dei gran premi visti qua, di gente che ha vinto o anche che non hanno vinto? Beh, certamente la vittoria è quella che rimane ovviamente più impressa. Da questo punto di vista devo dire che la vittoria di Giorgio Nutti in Sella Ninja è stata particolarmente significativa, perché Giorgio Nutti, che vabbè, è uno dei grandissimi del salto ostacoli italiano, non è che vincere qui o non vincere qui potesse cambiare la storia della sua carriera, ovviamente, però quando Giorgio ha vinto qui con Ninja proveniva da un lungo periodo in cui non era più rimasto ad alto livello, aveva cambiato scuderia, proprietari, insomma, sai, quelle fasi di transizione in cui ovviamente non si riesce. Grazie ad Andrea Conti, Giorgio era riuscito a rimettere insieme un gruppo di cavalli di altissimo livello. Ninja era un cavallo giovane che lui ha prodotto e lo ha portato a questi altissimi livelli. La vittoria del Gran Premio qui è stata un po' diciamo il vertice di questo percorso di preparazione e di creazione di questo cavallo, e ci aveva tutti esaltati per questa vittoria, perché Giorgio Nutti è un cavaliere fantastico, Ninja era un cavallo fantastico e si preannunciava un grande futuro per uno dei migliori cavalieri italiani. Invece il cavallo è stato venduto, forse, diciamo tra di noi, anche un po' polemicamente, da parte del proprietario, che non era soddisfatto di come il cavallo veniva utilizzato. Rimane una delle stelle, soprattutto perché poi Ninja è stato venduto ed è stato comprato dal proprietario dei cavalli di Rolf Göran Bengtsson, e se non ricordo male l'anno dopo o due anni dopo Ninja ha vinto la medaglia d'argento ai giochi olimpici di Pechino con Rolf Göran Bengtsson, insomma, quindi è stata la conferma della bontà del cavallo, ma nello stesso tempo la conferma dell'eccellenza del lavoro di Giorgio Nutti. E infatti Göran Bengtsson l'ha detta questa cosa, quando ha parlato della storia del cavallo, dei suoi risultati, naturalmente della medaglia olimpica, ha reso omaggio a Giorgio Nutti dicendo che lui praticamente ha dovuto montare in sella ad un cavallo che rispondeva già perfettamente a tutti i comandi, e ha proprio usato questa metafora, ha detto è come se io mi fossi trovato di fronte alla tastiera di un computer per cui schiacciando la lettera A scrivevo la lettera A sul monitor, insomma. Beh, bellissima questa cosa. Eh sì. Ma in conclusione io prenderei adesso coscienza con l'attuale. So che è una domanda veramente da un milione di dollari, però tre nomi che potrebbero essere protagonisti di questo Gran Premio, di questa edizione. Abbiamo già visto molto di quello che è il campo partenti. Sì. La gara rimane aperta, ma forse la gara rimane aperta anche perché, come tu sai benissimo, oggigiorno il livello sia dei cavalli sia dei cavalieri si è alzato spaventosamente, mentre un tempo su un diciamo campo di 50 partenti di un Gran Premio ne avevi 10 che potevano ragionevolmente ambire alla vittoria. Oggi non dico 50 su 50, ma poco ci manca, un 30%. Io direi che mi piace anche pensare, insomma, che il Gran Premio qui potrebbe vedere protagonisti due giovani,
che sono Filippo Bologni e Guido Franchi. Guido Franchi è già stato un grande protagonista, ha già vinto diverse gare sia nelle edizioni precedenti sia in questa edizione. Filippo ha rischiato di vincere qualche Filippo, anno fa. Beh, l'anno scorso è stato secondo qui in Gran Premio. 2014. No. Quindi è sono... sempre stato un runner-up di grande successo. E poi sono due giovani molto... Viene da una prestazione che per lui, proprio su questo divano, ha definito forse la prestazione più brillante della sua carriera nell'ultima Coppa Guion. Quindi quello è stato un risultato molto importante. È uno da considerare. Certo, la prima volta in assoluto che l'Italia vince una Coppa delle Nazioni a Guion, che è un 5 stelle, quindi parliamo di una Coppa di altissimo livello. Io sono fiducioso, a me piace pensare che questi due ragazzi potrebbero essere davvero grandi protagonisti. Beh, quindi pensate, il campo della Bagnaia è sempre ricco di novità, nonostante ci sia una grande tradizione. Cosa abbiamo capito da Umberto? Che qua la prima Amazzone ha vinto un campionato italiano e quindi amico di tutte le Amazzoni. È un campo amico di tutti i giovani, perché certo, Guido Franchi sta veramente bruciando le tappe, anche lo scorso anno è stato fantastico. Sì. E quindi tutte queste sorprese rendono un concorso storico, perché questo è uno dei classics del panorama italiano, sempre attuale. Questo è bellissimo per un concorso, perché è, credo, proprio l'iniezione di un motore, perché non rimane tradizione, ma rimane assolutamente attuale, con le varie feste che non fanno parte forse del tuo DNA, le feste. No, però questo è uno degli aspetti peculiari di questo evento, che lo rendono, come si suol dire, un concorso di una volta. Ma dire che questo è un concorso come quelli di una volta è in realtà un omaggio nobile all'evento, no? Perché oggi siamo abituati a concorsi che sono un po' dei tritascarne, no? Una gara via l'altra, non c'è più tempo, non ci sono più pause, non c'è più modo di stare insieme, di condividere con le altre persone i momenti, perché bisogna... Invece qui a Bagnaia c'è questa opportunità, e in questo senso è un concorso come quelli di una volta, no? Quando c'erano le cene, i cocktail, le feste, eccetera. Ecco, quindi questo è importantissimo, però sempre assolutamente attuale. Certo. E questo è anche merito dell'organizzazione di Sara Riefeser, che è impegnatissima e direi ha anche delle idee sempre innovative. Bene, in conclusione, come vedete, Umberto non ci fa dei nomi speciali perché è rischioso. È rischioso, però ripeto, io su Filippo Bologna e Guido Franchi ci giocherei qualcosa, ecco. Ci sta. E allora, ringraziando come sempre l'illuminante analisi di Umberto Martuscelli, ti ringrazio ancora e ti lascio al commento. Grazie Cristian, grazie mille, arrivederci.